Buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica, ben svegliati per chi si è appena svegliato, buona festa del papà, perché la festeggia, anche se la festa del papà di tutti i giorni. Comunque, allora, vado a commentare tre commenti aggiuntivi su Toro-Inter di ieri sera. È stato un pareggio, diciamo, faticoso, perché comunque volevo aggiungere altre cose, perché comunque secondo me non si può pretendere tanto da questa squadra, perché i limiti ci sono. La stanchezza è venuta fuori, vedi Perisic cosa cazzo ha sbagliato. Possiamo pretendere che purtroppo facciano tutto quello che devono fare perfettamente, perché non sempre va bene, non va bene. Tante volte per ci sono stavato il culo all'ultimo minuto, la volta no. Quindi dobbiamo tenere conto anche di questo, che purtroppo tutte le partite sono a sé. Quindi non si può guardare 7-1 con l'Atalanta. Il 7-1 con l'Atalanta è stato un caso, secondo me. È stata una partita diversa. Torino-Inter, una partita diversa ancora, quindi l'atteggiamento dell'Inter è stato diverso ieri, perché si è visto che comunque è vero che comunque bisogna anche dire che rispetto a 6 mesi fa l'atteggiamento in campo è cambiato, quello bisogna anche dirlo. Purtroppo di fronte si trova una squadra che si chiude bene, quindi non è facile segnare sempre, non è facile trovare il giusto episodio per segnare subito. Ci è andata bene, anzi, che quando ha fatto il 2-1 qua, un tiro della Madonna, porca troia, che cazzo la parava quella, che abbiamo pareggiato subito più che altro, perché io su 2-1 del Toro io ho avuto paura, mica qua la ce la perdiamo. Invece bene o male siamo riusciti a pareggiarla e accontentiamoci così, perché comunque tanto comunque il terzo posto io già lo dicevo, ma tempo fa che ormai dopo Inter-Roma il terzo posto è stato sfumato ufficialmente lì, anzi già dopo che Napoli ha vinto sulla Roma, secondo me lì è ufficialmente sfumato, quindi non facciamoci illusioni, quindi comunque così è. Detto ciò, ci sono dati appuntamento la prossima volta, perché la prossima volta ci sarà la nazionale, sosta nazionale, quindi importante, perché qualificazioni mondiali, Italia-Albania tra l'altro. Sono contento per D'Ambrosio, che è stato convocato insieme a Gagliardini, che andremo a vedere, non giocatori fantastici, ma perlomeno c'è qualche rappresentante dell'Inter nella nazionale italiana, e fa piacere, perché da anni che non succedeva una cosa del genere. Quindi complimenti a D'Ambrosio, la prima convocazione, tanto non è che ci sia meglio, penso, come terzini in Italia. E quindi prossimo appuntamento, allora innanzitutto annunciarvi che io pensavo fosse ancora più tardi, ma Inter-Samp sarebbe quella dopo la sosta, quindi io sarò allo stadio augurandomi di non portare sfiga nuovamente, perché se perdiamo con lo Samp vuol dire che porto scarogna io, non lo so. Comunque sarà lo stesso quella sera lì, di lunedì, poi lasciamo per fino a domenica pomeriggio, vabbè, lunedì sera, chissà come mai, i motivi, chi lo sa. E vabbè, e prima però volevo innanzitutto fare il pronostico di Italia-Albania, perché tanto che il pronostico faccio sull'Inter Samp posso farlo la settimana dopo. Quindi qualcuno mi ha chiesto di farlo in FIFA 17, io non sono molto maneggevole, insomma, quindi preferisco farlo a PES, perché bene o male riesco a c'ho un po' più la mano, ecco. E però prossimamente non escludo che lo farò anche con FIFA, non lo so, vedremo. E invece Inter Nostalgia sto ancora un po' pensando se farlo questa settimana, ma comunque vediamo, non c'è fretta. Il prossimo appuntamento con
sarà con PES 5, quindi stagione 2005-2006, la famosa stagione dello scudetto di cartone. E quindi vedrò quando farlo quello. Innanzitutto, vabbè, comunque pronostico Italia-Albania ci sarà sicuramente. E non aggiungerei nient'altro, quindi vedremo cosa faranno le altre squadre oggi. È inutile sperare che le altre squadre facciano. Sì, si può anche sperare che la Lazio non faccia risultato, non mi ricordo contro chi incontra. Però vabbè, ragazzi, noi guardiamo noi stessi, pensiamo a vincere la prossima con la Samp, adesso c'è la sosta, quindi speriamo di non avere giocatori infortunati. Spero Medel che non sia grave, tra l'altro. E vedremo, anche ci sarò io allo stadio, quindi non mi deludete, per favore, perché sennò io mi scogliono, ecco. Mi scogliono. Vedere sconfitte, voglio vedere un po' più di gol esultare, magari, sai, per il gol. Detto ciò, ragazzi, ancora buona domenica, ci vediamo alla prossima, forza Inter, e iscrivetevi al canale, fa piacere, sono arrivato a 900 qualcosa, quindi chissà se riuscirò ad arrivare a 1000 entro fine stagione, mi piacerebbe tanto. Ci vediamo alla prossima, allora, buona domenica, ciao.